Buonasera a tutti, ciao. Questa sera concludiamo il nostro discorso sull'allungo e ribadiremo tutto quello che abbiamo visto ieri sera riguardo degli allunghi corretti e dei corretti allineamenti, soprattutto dei corretti allineamenti. Rivediamoci intanto quattro frecce tirate con allungo corretto e tanto per stabilire quanto sia importante andare in ancoraggio in allineamento e quindi anche nell'arco nudo correggere opportunamente il proprio allungo in base alle nostre misure. Ora vediamo ancora una parte del filmato dove vedremo e parleremo delle misure e dell'allungo. Ok. Quindi, qual è la conclusione di questo piccolo video? La conclusione è che l'allungo è determinato dall'ancorata e dalla nostra tecnica di tiro. Quindi non dobbiamo preoccuparci di avere, e sì, anche, non dobbiamo preoccuparci di avere un contatto al viso che determina l'allungo. Noi dobbiamo avere un contatto al viso che determina una buona tecnica. Il nostro istruttore ci aiuterà sicuramente. Molti video, facciamoci fare dei video da altri arcieri, se non abbiamo un buon istruttore, che ci permettano di avere un ancoraggio comodo, confortevole, ripetibile e che soprattutto non ci faccia muovere la mano in questo senso, perché muovere la mano in questo senso è equivalente a muovere, a fare string walking sulla corda. Ricapitolando, cosa deve fare un buon allungo? Deve allineare le forze, rimanere in allineamento, avere un buon contatto, sicuro, certo, e soprattutto non deve avere un discostamento sull'asse verticale, cioè non deve muoversi in questo senso qua. Assolutamente quello vuol dire muoversi sull'asse verticale vuol dire esattamente come lo string. Quindi, se siamo precisi nello string, dobbiamo essere anche precisi di avere un buon ancoraggio sicuro, certo e soprattutto allineato. E questo ce lo darà il nostro. Voi direte, ma io non sono sicuro di avere sempre un allungo preciso. Allora, intanto ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il tiro all'aperto, tiro in salita e in discesa, se non abbiamo una buona T, e ovviamente l'allungo varia enormemente. Ma parliamo del tiro indoor, del tiro in piano, dove siamo sicuri di avere sempre una buona forma di tiro. Un buon tiro, quindi essendo in piano abbiamo sempre assolutamente lo stesso allungo. Cosa comporta avere un errore di allungo? Beh, intanto l'errore di allungo è minimale rispetto alla nostra tecnica di tiro. È minimale, ad esempio, al movimento della testa. Siamo usciti un po' fuori dal seminato perché non c'entra poco con l'allungo la testa, però la testa fa parte della nostra sequenza di tiro e la testa deve rimanere ferma. Questo durante la trazione, durante la ricerca dell'allungo. Assolutamente la testa deve rimanere ferma. Fate qualche filmato, accertatevi che la vostra postura sia corretta, che la testa sia ferma, perché questo è indispensabile. Ed effettivamente alla fine è indispensabile anche per avere un allungo ripetibile e certo e soprattutto performante, perché poi alla fine
alla fine dobbiamo essere performanti. E l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2,5 mm. 2,5 mm sono tanti, perché se vedete questa punta che si sposta di 2,5 mm, è già un errore molto elevato rilasciare con 2,5 mm prima o 2,5 mm dopo. Ma 2,5 mm cosa sono? Sono un decimo di pollice. Un decimo di pollice equivale a 2 decimi di libra. 2 decimi di libra in un tiro a 30 metri equivalgono a 1 centimetro in più o 1 centimetro in meno sul bersaglio. Assolutamente irrisorio. Quindi non preoccupiamoci minimamente dell'allungo, preoccupiamoci della nostra tecnica, di avere una buona tecnica. Proprio non preoccuparci di avere un allungo preciso, magari no. Non fosse altro che olimpici e compound sono super precisi con l'allungo, deve esserlo anche l'arco nudo. Però un po' con l'allenamento, un po' con le memorie muscolari, vedrete che l'allungo assolutamente sarà preciso. Io sconsiglio sempre di mettere clicker in allenamento. Il clicker, molti me lo chiedono se devono usare il clicker sull'arco nudo per essere sicuri di avere il proprio allungo. Io lo sconsiglio. L'unica cosa che consiglio per prova e nei tiri in salita e in discesa, per vedere quanto sbagliamo l'allungo in salita e in discesa, perché quando una non perfetta T in salita o in discesa, sicuramente l'allungo sarà minore, anche addirittura di un pollice o forse anche di più. Quindi mettendo il clicker uno interiorizza, capisce, vede di quanto si discosta il suo allungo dal tiro in piano. Però peraltro il clicker assolutamente non è necessario. Magari è più necessario fare qualche filmato e vedere come la punta della freccia indietreggia o come avanza dall'ancoraggio al rilascio, per rendersi conto di far lavorare bene i muscoli dorsali, di allinearsi opportunamente, anche guardandosi da dietro, vedere e stabilire il gomito della corda come è posizionato e di conseguenza capire con la propriocezione che insita in ognuno di noi di stabilire il comfort adeguato per accentuare ovviamente la performance, perché è quello che noi vogliamo sempre dal nostro sport. Ok, io penso di aver parlato abbastanza dell'allungo corretto e quindi di conseguenza della trazione dell'ancoraggio. Nei prossimi video vedremo la sequenza di tiro e vedremo altre particolarità del nostro amato sport. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!